Il lago di Garda, da sempre, con i suoi panorami e scorci, è fonte di grande ispirazione per artisti, scrittori, pittori, ma anche meta turistica ideale, sorprendente e ricca di occasioni. E se parliamo di panorami, come non cominciare dal santuario della Madonna di Montecastello, a Tignale, che sorge su uno spuntone di roccia a picco sul lago. Nel ricco e affrescato interno di Scuola Giottesca è custodito l'ex voto più grande d'Europa. Sono quindi giunta al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, l'affascinante dimora di Gabriele D'Annunzio. Sfarzosa come una reggia, ricorda attraverso mille cimeli le sue eroiche imprese. I suoi giardini sono il luogo ideale in cui perdersi e lasciarsi sorprendere dalla personalità del vate. Di poeta in poeta sono giunta a Sirmione, alle magnifiche grotte di Catullo, così chiamate in onore del poeta latino che cita l'amata località nel suo Carme 31. Sono un tuffo nella storia romana e un punto di osservazione privilegiato sul panorama naturale lacustre. Ma il lago di Garda è anche gusto. Agrumi, olio extravergine di oliva DOP e i vini, tra cui il Lugana DOC e il Valtenesi DOC, un vino rosé dalla floreale aromaticità che mi ha conquistata. Sono Amanda Ronzoni, sono una fotografa e oggi con voi ho viaggiato alla scoperta del lago di Garda.